a un certo punto c'è questa frase, yetto adi anipsi, che tra... di silenzio, poi il ragazzo siriano. Io non mi sento censurato dal mondo accademico italiano, mi sento censurato da un rettrice, da un prorettore, che sono stati un po' maldestri, ecco, in questa cosa. Sono molto contento della reazione del mondo accademico e non solo del mondo accademico italiano. Io devo fare 4 lezioni in Bicocca a Milano e mi hanno in un certo senso censurato, mi hanno proibito di farle, però la reazione dell'università qui a Siena, per esempio, ma in tutta Italia, e dei teatri, ho ricevuto centinaia di inviti in tutta Italia e queste 4 lezioni diventeranno perlomeno 44. Se io li accettassi tutti non farei altro, ecco. Però ne faremo tanti, e questa è la dimostrazione, secondo me, di una cosa che i russi sanno bene, cioè che la letteratura è più forte di qualsiasi censura e di qualsiasi dittatura. Ecco. Nella Russia sovietica i libri proibiti erano quelli che si leggevano di più. La gente li batteva a macchina e se li passava. Sono dei libri straordinari come Maestra Margherita, Mosca Petuschidi, Benedicti Arafiei, che tutti avevano letto prima che fossero usciti, prima che fossero pubblicati, perché hanno aspettato, sono voluti decenni perché fossero pubblicati, ma li avevano già letti tutti, erano quelli i libri da leggere. Se un libro era proibito voleva dire che aveva qualcosa di interessante da dire, e il popolo russo ha trovato il modo di vincere la censura esterna. La canzone di anarchica, nostra pace del mondo intero, nostra legge della libertà. No? Le domande su Putin, io di Putin vi rispondo con la mia risposta preferita, che è non lo so. Io mi occupo da 30 anni di letteratura ed è la mia passione, e non mi occupo di geopolitica, cioè io non sapevo niente prima che succedesse questa cosa di Maidan, di quello che succede che è successo in Ucraina. E appunto, io vedo tanta gente che non è mai stata in Russia, che non parla russo e che sa tutto, e l'invidio, perché io ci ho messo 20 anni a capire la prosa di Chekhov, mi ci vorrà qualche anno per capire quello che è successo e che sta succedendo lì. Quindi le mie risposte su Putin sono molto deludenti, non lo so.